Spesso in canonica arrivano delle persone che vengono a confidarsi, no? E questa signora qui si chiama Rosa Cardini Ribeiri, 74 anni, ben portati. È passata da me 2 giorni fa, l'altro ieri. Come si dice, siamo affezionati. Lei viene e mi racconta su per giù la stessa storia, che Carlo, suo marito, già da un po' ha perso completamente la memoria, ma io tutta questa faccenda già la so. E mi dice, l'altro giorno gli ho detto, Carlo, hai preso il pane? E lui mi dice, mi risponde, non lo so. Non è che mi dice, non l'ho preso. Allora dico, dai Carlo, forza, guarda, no, guarda un po', ma dove lo mettiamo? Lì nella credenza. Lui mi dice, padre, che non ci siamo. Delle volte perdo persino la pazienza, mi viene a scrollare, mi dico, oh, ma cosa ti sta succedendo? Io cosa devo fare? Non lo so, paura che lo stiamo già perdendo. Delle volte mi sveglio in piena notte, mi giro, guardo e lui non c'è. Allora lo chiamo, dico, Carlo, ma dov'è? Poi lo vedo lì, sopra il divano, lì che non risponde. E dico, sta forza, Carlo, andiamo. O quasi volevi far mettere, risponde perché ho paura che si faccia male, Carlo non c'è più con la testa. Mi dica lei, padre, cosa devo fare, perché non è mica più una vita questa. Rosa, io te l'ho già detto, Carlo, tuo marito non c'è più. E se ci pensi bene, scommetto che te ne ricordi anche tu. E sì che mi ricordo il funerale, c'era la neve, tanta gente, erano su per giù nel periodo di Natale, e dopo che non mi ricordo più niente. E allora mi raccomando, Rosa, vai a casa e le pastiglie non te le dimenticare. No, le prendo sempre. E Carlo, il mio caro, che me